Per esempio, io ero convinto che mio padre mi avrebbe sostenuto, invece mia madre sarebbe stata un po' più remissiva. Da questo punto di vista, invece, è stato l'opposto. Una mia amica che si aspettava che la madre la prendesse malissimo, invece cioè, gli ha risposto: "E beh, che c'è di male?" E, cioè, già dalla sera stessa, a quanto pare, non ci sono stati problemi di alcun tipo. Ma ci sono varie esperienze. Ad esempio, volevo dire appunto per quanto riguarda gli psicologi, che. Cioè, tuttora ci sono tantissimi psicologi che parlano a loro completo arbitrio. Per esempio, dei genitori di miei amici, di due miei amici, cioè dopo aver saputo dell'omosessualità del figlio, li hanno mandati da psicologi. E questi due psicologi hanno detto che era una malattia, che si poteva curare, gli hanno consigliato le terapie riparative, queste cose. Ancora oggi. Esatto. E non riesco a capire perché gli psicologi possono sostenere delle cose senza tenersi Per all'ordine. guadagnare, secondo me. Perché la vostra generazione, quello che ultimamente stiamo notando, anche la risposta anche per Paolo, di confronto a quella dei nostri figli, appunto, quello anche lì, che voi adesso siete molto, potete più, avere più informazioni su internet, quello che prima i nostri figli non avevano, no?